Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Concert Review. Nell'ultimo episodio siamo andati a recensire il tour PFM Canta De André della PFM. Quest'oggi ci spostiamo invece con una delle jam band più importanti della storia della musica, famosa a livello mondiale. Loro sono la Dave Matthews Band e questo è il loro tour 2024. Wonderful great waves should wash us all away. Just thinking out loud, I don't mean to dwell on this dying thing, but look at our blood. It's alive right now, deep and sweet with them pouring through our veins. Oh, intoxicated, moving wine to tears. Oh, we're drinking it. This evening spent dancing with you and me. Blessed sip of life, is it not enough? We're staring down at the ground. Oh, then we complain or we pray. I need much more from above. We're like greedy little pigs. Stop, just watch the world as she withers away. But it's not our problem now. We all be dead and gone in a few short years. La formazione della band vede ancora tre dei membri fondatori, ovvero Dave Matthews, che canta e suona la chitarra acustica, poi il basso di Stefan Lessard e Carter Buford alla batteria. Poi troviamo Rashawn Rose alla tromba e alla voce, Jeff Coffin al sax, al clarinetto e al flauto, Tim Reynolds alla chitarra e Buddy Strong alle tastiere. Una formazione di altissimo livello, quella che è salita sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Thank you.
La scaletta del concerto, come da tradizione per la Dave Matthews Band, è stata decisa al momento dai componenti della band sul palco, in modo che ogni show sia unico e irripetibile, tanto che in Italia sono stati fatti due show, uno a Milano e l'altro a Firenze, il 19 e 20 di aprile, e entrambe le scalette sono completamente diverse, ci sono pochissimi brani in comune. Nel caso di Milano, ovvero il concerto che ho visto io, ci sono state alcune mancanze per quanto riguarda i brani storici, come ad esempio non è stata eseguita Hands Marching, uno dei brani più importanti della discografia della Dave Matthews Band, ma non sono mancati i grandi successi come Pig, Rapunzel o Samurai Cop. Inoltre vi è stato un finale memorabile, con tantissimi soli, su un brano storico come All Along the Watchtower di Bob Dylan, una cover perfettamente riuscita. Un concerto incredibile, soprattutto per quanto riguarda la parte improvvisativa, la parte di jam, come la grande tradizione per le jam band. Oh, why look so good? I need you.
Un commento generale sul concerto? Uno show incredibile, unico e irripetibile, con dei musicisti di un livello altissimo, provenienti da un altro pianeta, probabilmente. Una tecnica improvvisativa e strumentale fuori dal comune, la capacità di mettere dei soli clamorosi in brani registrati inizialmente per essere contenuti in dei dischi. Delle fasi improvvisative bellissime, una parte strumentale clamorosa, così come anche la parte vocale con Dave Matthews che si è ripreso benissimo dopo alcuni anni di inattività live. Un concerto incredibile che consiglio a tutti. Inoltre, spero di rivederli perché, visto che ogni show è diverso, spero di sentire uno show ancora più bello. Anche se già questo pone degli standard veramente altissimi. Yeah.
Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Nikita Drummer. Vi ricordo che tutte le mattine alle 7:30 più che una nuova drum cover, tutte le lunedì alle 21 un episodio di storia di album e tutti i sabati alle 19 un episodio di pillole musicali. Inoltre vi annuncio che domani sera non uscirà storia di album perché vi sarà un altro grandissimo concert review, quindi ci vediamo sempre qui alla stessa ora per un altro episodio di Concert Review. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video e vi auguro una buona serata.